Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Anche oggi impariamo un groove del mio metodo più avanzato sullo slap, Advanced Slap Bass Groove, il numero 5. Andiamo ad ascoltarlo. Molto bene, anche questo è un bel incastro, infatti è il metodo più avanzato. Inizialmente ti consiglio parti da Easy Slap, che va a farti studiare singolarmente tutti questi begli incastri, e nell'Advanced poi andiamo a metterli insieme, comunque sempre in maniera musicale, secondo me, almeno io ci provo. Allora, nel numero 5 andiamo a partire con un re che va a fare un hammer-on in thumb con la nota fa, quindi 5-8. Poi mettiamo thumb and slap con ghost note. 1, 2, 3, 4. Dopo abbiamo la stessa idea di hammer-on, ma su sole la. Dopo mettiamo soltanto una nota strappata, dopo il sol la. A cosa mi serve questa ghost? A spostare la mano per andare a prendere con l'indice la nota fa. Questo fa lo suoniamo con il thumb, il levare di sedicesimo legato, e poi andiamo a strappare un fa acuto, sempre col pallino, quindi staccato, anziché... E questo è il primo groove. Esercitati con questo. Adesso mettiamo ad esempio una batteria più lenta, sì, anche 75. 3 e 4. Una volta che ti è chiaro questo, allora vai sul secondo groove e poi cercherai di unirli. Allora, qui dobbiamo fare due ghost note. Partiamo con, anziché pollice e strappato in ghost note, strappato e pollice. Un, poi mettiamo si bemolle, do, mi bemolle. Stessa idea ma spostata sul sol, sol, la, do. Su questa cosa in Easy Slap, ad esempio, ci sono tanti esercizi che lo fanno. La parte dopo, che va a finire la seconda battuta, anche qua in Easy Slap viene molto visto, perché è un bel trick. Cioè andiamo a mettere col thumb un fa, poi il do, anziché farlo strappato, che sarebbe pesante, lo facciamo con un hammer-on, quindi un hammer-on proprio sulla nota do. Poi con due ghost note, pollice strappato, spostandolo uno sul fa do, uno sul sol re. Questo è un bel trucchetto. Andiamo a mettere insieme su due battute, mettiamo anche la batteria. 1, 2, 3 e 4. E poi ripartiamo. Si riparte tutto uguale. Terza battuta, quindi tutto uguale. Quarta battuta, iniziamo uguale, quindi si bemolle e sul si bemolle e sul sol la stessa cosa, ma poi anziché fare il fa e il sol come abbiamo fatto nella battuta 2, nella battuta 4 andiamo a cambiare tecnica, passiamo con le dita e facciamo questi passaggi cromatici, avvicinamento cromatico al mi e al la, tramite doppio avvicinamento cromatico, perché re, re diesis, mi, quindi tasto 7, 8, 9, spostiamo 12, 13, 14, sol, sol diesis, la. Attenzione che sono due sedicesimi più un ottavo, ta ta ta, spostiamo ta ta ta.
Qua potremmo anche vederci. Allora, te lo faccio prima vedere lento. Scusami. Così. Con la seconda diteggiatura in cui andiamo a prendere Re, Re diesis Mi direttamente al tasto 12, 13, 14, ma della corda di Re. Funziona anche benissimo questo. È un pochettino più particolare, nel senso che devo fare un salto più ampio all'inizio, mentre invece nell'altro il salto era meno ampio, però avevo poi un doppio salto, quindi alla fine può andare bene sia l'uno che l'altra. Nel metodo io metto sempre delle diteggiature consigliate, però chiaramente il consiglio vero è quello proprio di creare tu una tua diteggiatura, o comunque pensare un attimo se è quello che fa per te, oppure se potresti studiarne una che magari ti è più comoda, o magari funziona meglio, magari è più pulita. Lì vedi te, vedi con il tuo maestro, magari se lo fai affiancandolo al con alle lezioni con un insegnante. Bene, io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo poi al prossimo video.